Pelle. E ci sono i disobbedienti anche qui. Nel decreto liberalizzazioni c'è anche la norma sulla tesoreria unica nazionale, prevede che venga messo in quel fondo la metà della liquidità degli enti locali. Mai i soldi a Roma, dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Mario Caprara lo ha intervistato. Di traverso no, difendiamo un legittimo interesse che è quello di vedere le nostre risorse e restare qui, anche perché le tasse le abbiamo pagate, le trattenute a Roma sono state fatte, queste sono veramente risorse dei veneti e non hanno nulla a che vedere con la solidarietà nazionale o altri fatti del genere. Poi mi lasci dire, penso che siano più in buone mani in Veneto che a Roma, visti i risultati. Quanti sono questi soldi? Per quanto riguarda la regione del Veneto sono 8 milioni di euro, per quanto riguarda l'intera cifra del Veneto, quindi messi assieme alla regione, quelli dei comuni e delle province, sono circa 8 miliardi di euro. E se il governo li vuole per forza? Io spero che il governo, visto considerato che sono delle persone intelligenti, abbia il coraggio di dire che questa è una nefandezza e si è sbagliato. Il presidente della regione Veneto Zaia contro l'evasione fiscale.